Fabrizio. Mancherà a tutti. Ciao. Scusate. Grazie Rita. Se dobbiamo sintetizzare tutto in una parola, la parola è dignità. Il suo ricordo personale. Il mio ricordo personale è aver vissuto un'Olimpiade con lui, cosa che lo ha divertito moltissimo e credo di avergli fatto un grande regalo, di cui lui mi è rimasto riconoscente, ma non ha idea di quanto io sono rimasto riconoscente a lui. Era unico, perché non è vero che non studiava, che non si impegnava, studiava e si impegnava come un matto. Poi però quando la lucetta rossa si accendeva, si scatenava a modo suo e diventava, come la gente ha capito benissimo e continua a ridire, diventava uno di noi con le stesse emozioni. Chi può dimenticare quella risata che faceva continuamente tirandosi indietro? Io spero che non ci si ricordi sempre solo delle persone quando è arrivato questo momento, ahimè, triste, ma che mamma Mariah a volte si ricordi anche dei suoi figlioli quando sono vivi e soprattutto quando hanno dato parecchio. Tutti i messaggi che io ho di Fabrizio sono sempre quello, cioè proprio forza, cioè dignità, bellezza. Io non ho mai visto Fabrizio in 35 anni, 40 anni che ci conosciamo, una volta maleducato con una sarta, un parrucchiere, una persona che non aveva potere, per dire, no? C'era un feeling particolare e un'ammirazione da parte mia e anche credo corrisposta da parte sua, molto bella. È un modo di fare la televisione, quella di Fabrizio, che alcuni, come posso dire, critici sbagliati potrebbero chiamare buonista. In realtà no, in realtà è una televisione elegante, rispettosa, affettuosa, sorridente. È una televisione che in realtà si sta spegnendo piano piano. Era un personaggio da amare, lo sta dimostrando questa affettuosità totale che il pubblico italiano sta riversando nei suoi confronti. Tutta l'Italia si sente in lutto per la sua mancanza, come se fosse mancato veramente un uomo di famiglia. L'eredità che lascia oggi? L'eredità di un personaggio popolare, di un professionista molto attaccato al suo lavoro, di un uomo di buone maniere. Spesso oggi la televisione ha dimenticato le buone maniere, ma in questo senso era un uomo del passato, anche se era giovanissimo. Una persona al cuore grande, aveva una parola per tutti, pur lottando come faceva da mesi, però aveva una parola per tutti, mandava un messaggio, rispondeva a tutti i messaggi, era lui a volte a fare l'in bocca al lupo a noi, cioè è una persona buona, è un grande vuoto. Grazie a voi. Altruista, generosa, disponibile, educata, piena di valori. Spesso però quando si spengono i monitor delle camere le persone non sono così. Fabrizio, voglio rassicurare tutti quelli che l'hanno amato, era esattamente così, anzi un po' di più da quando si spengono le telecamere. Forse è paragonabile a un uomo politico, un personaggio delle nostre istituzioni. Io penso che lui sia a diritto un ministro del sorriso, un uomo che si è sempre stato al servizio della nostra televisione, quindi della RAI, si è sempre adattato, sempre a buon viso a cattivo gioco e raramente si è impuntato. E quindi una persona straordinaria, la parte migliore di noi, insomma, io in certo senso lo invidio. Molti hanno detto, dicono, insomma, che era di un talento generico ed è questo è stato il suo talento. Cioè. Fabrizio era sempre il primo a telefonare, a fare i complimenti con un sorriso, dice avanti, avanti così. Quindi io sono vicino con molto, molto, molto affetto. È un bacino a stella, ma anche molto sua moglie, che in questo periodo sta facendo. Grazie. È una delle persone più belle che abbia mai conosciuto nella mia vita, non solo nel mondo dello spettacolo. Siamo stati bene assieme, con Fabrizio si lavorava benissimo, tranquillo, sempre spontaneo, sempre che ti dà una mano.
La potenza di Fabrizio è il sorriso sincero. I sorrisi noi li facciamo per professionalmente, se siete avvertiti, noi facciamo questo mestiere, però il sorriso di Fabrizio è un sorriso sincero, proprio sincero, non soltanto al pubblico a casa. Quando ti incontrava, quando il suo sorriso era un invito all'amicizia, alla bontà, alla simpatia reciproca, alla stima, era con tutti ed è perciò che oggi qui il pubblico straordinariamente testimonia questa potenza, la potenza del sorriso vero, sincero di una persona per bene, come hanno detto tutti, di un appassionato della vita e del suo lavoro adesso. Vabbè, grazie tante, perché come sentite ho la voce un po' brucata. Indimenticabile, Fabrizio ha lasciato un segno in tutti noi, penso che la presenza della gente dica tutto, insomma, lo hanno amato tutti e lo continueremo ad amare tutti, perché lui è nel nostro cuore, è ormai una stella che illumina il nostro cammino e c'è la forza su convinto. Fabrizio, lasci ricordarlo col sorriso, con la sua forza, la sua grinta, la sua essenza che ci inonderà e continuerà ad inondarci tutti.